Questo posto è stato invaso dalla vegetazione. Ma guardala. Siamo nelle rovine spaventose. In alto. Cos'è quella roba? Non lo so. Forse è quello che ha ucciso gli Oscar. Tieni gli occhi aperti. Tranquilla, sono apertissimi. Quassù. Attenzione, quelle cose possono chiamarne altre da sottoterra. Silenzio. Tu quella a sinistra. Io abbatto quella a destra. Bene. Io vado. Mi avvicinerò di soppiatto per colpirlo con la lancia. Non deve vedermi. Prima devo esaminarlo, studiarne il percorso. Ci sono. Pronto quando vuoi. Bene, ecco il suo percorso di pattuglia. Devo avvicinarmi senza farmi vedere. Anche qui ho fatto. Altre di quelle macchine. Insieme possiamo farcela. Non me l'aspettavo. Libera. Sai una cosa? Ho notato che hai un aspetto diverso ultimamente. Sì, è vero. Non ho avuto molto tempo per radermi mentre cercavo di rintracciarti. Non temere, non è definitivo. Bene. Chiedo umilmente perdono, prescelta. Questo piccoletto è stato sorpreso dalla piaga. Non ha avuto scampo. Spero non abbia sofferto troppo.
Gli Oseram devono aver usato esplosivi contro le macchine. Ne hanno abbattute alcune. Qui doveva esserci una barricata. Le macchine l'hanno sfondata. La terrò da parte. L'Oseram non ha avuto modo di usarla. Attenta, trappole. Dovrei riuscire a disarmarle. Bene, ho recuperato qualcosa di utile. L'ho smontata. Senza saltare per aria. E ho altre scorte. Sembrerebbe un altro campo. Già che ci siamo, forse possiamo costruirci delle trappole? Potrebbero servire contro le macchine. Buona idea. Potrebbe servire. Bene, ho l'occorrente per costruire una trappola. Fatto. Una trappola esplosiva. Qualunque cosa ci finisca sopra, finirà in mille pezzi. Questa roba ammorba l'aria. Delle macchine. Non credo ci abbiano visti. Esaminiamo. Conosco questa macchina. È un rovistatore. Hai sentito? Vediamo dove sono i suoi punti deboli. Potremmo piazzare una delle tue trappole lungo il suo percorso. Via libera. Proseguiamo allora. Tu hai esplorato tante rovine del mondo antico. Sono tutte così. Ognuna ha i propri segreti, ma sono tutte diverse. Wow! Deve essere quella macchina che abbiamo visto prima. Speriamo di non trovarcela davanti. Fuori sta montando una grossa tempesta. Sì, sono sempre più violente.
e più frequenti. Le tempeste, le terre corrotte, i fiumi e i laghi ricoperti di alghe. Tu sei nata per sistemare tutto. Sì, ma per riuscirci mi serve quella copia. Credo che stiamo girando intorno al centro dati. Dobbiamo tagliare per quel grosso edificio sulla destra. Ehi, Varl. Qui ci sono dati. Puoi esaminarli con il focus. Qui si parla delle tecnologie che Farzenith scambiò con Zero Dawn. Ma non spiega come ottennero una copia. Cercherò di recuperare altri dati. Mi sa che dobbiamo arrampicarci. Vediamo. Ah, ci sono molti glifi. Questi li studierò più tardi. Siamo tornati nel posto di prima. Morba l'aria. Stai bene? Sì. Di là non possiamo andare. A 1000 anni. Credo che fosse una stanza per le riunioni. La porta sull'altro lato è chiusa. Vicino al tavolo c'è un'altra di quelle cose luminose. Quella cosa vicino al tavolo serve a qualcosa. Anzu. Sistema di terraformazione Zero Dawn, l'assoluto capolavoro di Elizabeth Sobeck, supportata da 9 sottofunzioni, Gaia, il nucleo del sistema, può manipolare interi ecosistemi planetari. Un ovvio vantaggio per la nostra colonizzazione spaziale. Fase operativa 1. Inserire una risorsa nel progetto Zero Dawn. Stato completo. Fase 2. La risorsa trasmetterà in segreto una copia completa di Gaia e delle sue funzioni subordinate al nostro centro dati. Se andrà bene, lo staff di Zero Dawn resterà totalmente all'oscuro della trasmissione. Rischi. Se scoprisse l'operazione, Zero Dawn potrebbe negare la cessione già concordata del database Apollo. In particolare non deve venirne a conoscenza Travis Tate. È l'hacker incaricato del protocollo ADE. Inoltre, massima cautela deve essere adottata nei confronti della dottoressa Sobeck stessa, in quanto una delle migliori menti del pianeta potrebbe aver approntato misure di sicurezza non previste. Allego una valutazione completa, in conclusione, di questo riepilogo. Credevo che Elizabeth avesse inviato qui la copia, ma mi sbagliavo. Farzenith rubò Gaia. Aloy, perché quella donna ti somiglia? Tranquillo, Varl. Noi ci somigliamo perché siamo la stessa persona, con gli stessi geni. Ma era una dei predecessori. Come puoi essere lei? Perché non sono nata. Sono stata creata da una macchina. Perciò sono una senza madre e mi hanno emarginata da piccola. Non capisco. Una macchina può creare una persona. Ricordi che ho detto la copia è un insieme di istruzioni? È più di così. Si chiama Gaia. E per lungo tempo lei ha accudito il mondo, fino a quando ha dovuto autodistruggersi. Allora ha creato me per farla tornare.
Solo io posso. E questo posto è l'ultima speranza. Hai detto di aver parlato con la dea quando eri nella montagna della madre. Era questa Gaia? Sì, ma non c'è nessuna dea, Varl. Non esiste. E come lo sai? A me sembra che ti abbia scelta per una missione sacra. Ci ho messo molto a capirlo. Capirai anche tu, con il Focus. Ma per ora, il rapporto dice che volevano conservare la copia rubata di Gaia nel centro dati. È lì che dobbiamo andare. Capito? Guarda un po'. Aloy, vieni. C'è qualcosa di utile per te. Un'arma? Grazie, Varl. Meglio proseguire. Dopo di te. Giù di qua. Tra poco dovremmo tornare fuori. Bene. Guarda, deve essere la macchina. Andando nella nostra stessa direzione. Un'altra di quelle macchine. Potrei usarla per provare quella nuova arma. Altri scavatori Oseram. E c'è molto acido. Quella grossa macchina ha attaccato mentre cercavano di fuggire. Non hanno avuto scampo. Allora, dicevi che la copia è l'ultima speranza. Sì. Sai tutti quei posti che ho visitato negli ultimi mesi? Dovevano esserci altre copie. Ma circa 1000 anni fa un uomo chiamato Ted Faro le cancellò tutte. Anche lui era di Farzella. No, lui era peggio. Dalle macchine. Hanno fatto una brutta fine. Macchine di pattuglia. Possiamo indicarle nel Focus per seguirle. Faceva la furba.
Adesso come usciamo da qui? La macchina ha distrutto il muro. Cosa c'è qui? C'è una scala là in fondo. Cosa? Suona come l'ha presa quando hai deciso di non tornare nelle terre sacre. La capoguerra Nora ha capito perché mi sentivo obbligato a seguirti. Ma da madre non l'ha presa bene. Dovrebbe stupirmi. Non l'ho mai vista sorridere. Neppure io. Se hanno ammazzato tutti quegli Oseram, non arriveremo mai al centro dati. Non c'è modo di aggirarle, né di attaccarle direttamente. Cerchiamo un insediamento. Chiederemo aiuto ai cacciatori. Ci vorrebbero settimane, non c'è tempo. Forse ci basterà far cadere quella nave. Quell'affare? Come? Lo capirò. Aspetta qui. Aloy! Fidati! Ecco, la solita. Devo raggiungere la nave e capire come farla cadere nel bacino di sotto. Raggiunta quella torre, dovrai trovare un modo per arrivare alla nave.
Là, con quella scala posso salire sulla torre. C'è un binario lassù. Dovrei riuscire a raggiungerlo lanciandomi da quell'appiglio. Saltare più in alto. Forza, riproviamo. Saltando da quell'appiglio dovrei riuscire a raggiungere il finale. Niente da fare. Riproviamo. Tempo peggiora. Ecco fatto. Piano. Ci è mancato poco. Una torre è andata. Avanti un'altra. Non posso saltare fin laggiù, ma qui c'è un cavo. Posso... Beh, adesso posso solo salire. Questo posto in piedi per miracolo. Sono delle enormi morse che tengono la nave in posizione. Scommetto che c'è una console di controllo. Se sganciassi le morse, la nave finirebbe dritta nel bacino di sotto. Perfetto. Altre macchine tra i piedi. Muovermi liberamente. Forse la console di controllo è là. Bene. E ora distruggiamo quelle macchine.
è rimasta impigliata in quei cavi. Devo arrampicarmi sulla torre e trovare il modo di staccarli. Come mi arrampico sulla torre? Focus potrebbe rivelarmi qualcosa. Se tiro via la trave, l'ascensore dovrebbe cadere. Dovrei essere al punto giusto. Là. Quel connettore tiene uniti i cavi. Il disco dovrebbe spezzarsi. Uno è andato. Devo continuare a seguire e staccare il secondo gruppo di cavi. Sopra delle macchine assassine. Forse Varl aveva ragione. Ma ormai non è così. Sono quasi. Ecco l'altro connettore. Fare attento all'agito.
sbarazzarmene in fretta! Con una trappola! Con più congelanti! O forse con il focus posso trovare qualcosa di utile! Devo cambiare arma e colpirla prima che si disgeli! Morto! Finalmente! Il centro dati deve essere più avanti. Varla dovrà trovare un altro modo per arrivarci. Ottenuta la copia, potrò riavviare Gaia, riparare il sistema, curare la piaga, realizzare il sogno di Elizabeth. Che sia ancora lì. Bene, devo trovare la sala server. Me lo sento. Speriamo bene. Qui. Gaia versione 6.9. Avvio in corso. Salve. Ciao. Elizabeth. Travis State. Allora, cos'è questa storia? Parzenit vorrebbe rubare una copia di Gaia e... delle sue funzioni subordinate. Non si fa. Devo occuparmene io, Liz. Blasfemi! Infide serpi! È con mano possente che vi punisco e vi condanno al castigo. Una copia di Gaia, razza di idioti. Ma la madre delle bombe logiche. Voglio vedere come ne uscirete. E la prossima volta che vorrete fregare un Tate, ricordate il mio saluto. Aloy! La dea! Non è una dea! Te l'ho già detto! Non è Gaia. Non cercavo questo. Questo è finto! Thank you.
ce la faccio. Varl, scusami. A volte sei troppo diretta, lo sai? Ma è stato incredibile vederti volare da quella torre e far esplodere il bacino. Il fatto è che succederanno altre cose come questa. Non so neanche dove, Varl. Ma io devo continuare a cercare. E subito, non importa quali saranno i rischi. Devo farlo. E non ha senso portare qualcuno con me. Qualcuno che può farsi male. Tocca a me, Varl. Solo a me. Ferma. Tempo fa, a Meridiana, un uomo ti aveva aiutata. Silence. Hai detto che parlavate spesso di tutte le cose che scoprivi sul mondo antico, cose che nessun altro capiva. E ti ha dato la lancia che hai usato per battere Ade. È sparito, Varl. Non ho sue notizie dalla battaglia contro Ade. Certo, ma il capospia Marad a Meridiana rintraccia sempre chiunque, giusto? Varl, io... Insomma, può funzionare. E in più potresti rivedere qualche volto amico. D'accordo. Sì. Direi che possiamo tentare. Sarà una lunga scarpinata. In realtà, ho un'idea migliore.